Antiche varietà di riso ricche di memorie, prodotte con passione, escludendo qualsiasi concime diserbante, seguendo i dettami dell'agricoltura biologica e soprattutto della policoltura MAPI. Nella nuova puntata di Pianeta Verde vi porteremo in Piemonte, nelle terre di Baraggia, in provincia di Vercelli, dove da tre generazioni la famiglia Stocchi coltiva questo cereale. L'azienda agricola biologica Una Garlanda ha dato vita a risaie ricche di produttività e di biodiversità, dalle quali nascono cibi sani, lavorando poi artigianalmente i prodotti nella pileria di proprietà. Sono venuti qua, diciamo, nel 38, la famiglia di mio suocero, si sono insediati prima come affittuari, poi hanno acquistato le terre, hanno visto un po', diciamo, tutti i passaggi dell'agricoltura, da un'agricoltura fatta veramente dalle braccia dell'uomo, quindi un'agricoltura completamente naturale, ai vari passaggi, quindi la prima meccanizzazione, quindi i primi trattori. Che mi raccontava mio suocero che il primo trattore che avevano, per metterlo in moto ci mettevano mezza giornata, che erano ancora, insomma, le concezioni molto molto vecchie. Quindi poi ci sono stati questi passaggi da meccanizzazioni, l'introduzione dei primi prodotti chimici, i primi concimi chimici, gli spianamenti delle risaie, con purtroppo anche in questo caso perdita della biodiversità all'interno dell'ambiente, perché per far spazio i mezzi sempre più grossi sono state tagliate le piante e quant'altro. Si sono ridotti gli animaletti che popolavano, diciamo, tutto il contesto, diciamo, agricolo dei nostri campi e quant'altro. E questo aveva portato poi anche all'introduzione non solo più dei concimi, ma anche poi i primi diserbanti, che purtroppo hanno lasciato spazio alle mondine che popolavano i nostri campi, e quindi abbiamo vissuto tutti questi passaggi. Poi alla fine degli anni 90 mio suocero, vuoi per problemi di salute, perché comunque questi prodotti che utilizzavamo, insomma, l'abbiamo fatto per 40 anni, monocultura, riso, per contatto, inalazione, comunque qualche problema abbinato anche allo stile di vita ce l'avevano causato, e quindi ha detto: guarda, io voglio provare a fare del riso per la mia famiglia, almeno, che non abbia nessun prodotto chimico all'interno. Venne un bel riso quell'anno, sul mercato non era tanto valorizzato, sul mercato del convenzionale, per cui abbiamo deciso di puntare più sul biologico. Siamo anche certificati bio, comunque, andiamo un po' oltre, diciamo, quello che è il discorso del bio, perché seguiamo questa metodologia che, se volete, vi racconto. Vi racconteremo tutto sul riso, dalla semina alla raccolta fino alle fasi finali prima di finire sulle nostre tavole. Una Garlanda è poi la prima ditta sementiera biologica nata in Italia, responsabile della conservazione e produttrice di antiche varietà da conservazione di riso. Vi aspettiamo questa sera alle ore 21.